I quadisti sullo sfondo di ole 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 del team Cozzi, Dino Genitoni, due gare Q5, stesso vincitore. Dino, complimenti innanzitutto. Ed essendo le uniche due gare, sei campione italiano Q5 a questo punto. Raccontaci, com'è andata? Diciamo che la prima manche ho completamente sbagliato la partenza e mi sono trovato settimo, ottavo, credo. Poi ho provato la rimonta, ma comunque... è dura. È dura. E il ragazzo che ha vinto, che è, com'è che si chiama? Va bene, lui non ce l'ho fatta a prenderlo, proprio era molto molto più avanti. Invece gara 2, ragionando un po' sempre col Giova, che è un po' il mio maestro, mi ha riguardato un po' la partenza, sono partito un po' meglio. Ho avuto la fortuna di trovarmi subito dietro al ragazzo che ha vinto prima e mi sono lasciato un po' trascinare, poi quando sono stato calmo ce l'ho fatta a concentrarmi, l'ho passato e ho condotto la mia gara fino alla fine. Prima, mi sono veramente divertito tanto. Siamo in attesa della premiazione del campionato italiano che ti incoronerà campione italiano Q5, Dino, te lo saresti aspettato? No, mai. Sinceramente proprio sono contentissimo e mi incoraggio tanto ad andare avanti e a credere ancora di più nel mondo del quadro. Dino, stanno iniziando le premiazioni, un grande saluto, complimenti e a dopo la premiazione. Grazie.